È tardi, scusa. È il salotto buono. È tardi, ci colleghiamo invece con un'altra realtà modificata dallo zoo. Tanto abbiamo ascoltatori che ci mandano video. Io ho ascoltatori che ci mandano i video dei bambini, dei loro figli, che guardano i men e mi scrivono: come faccio a spiegare a mio figlio che non è così? E quindi, vabbè, insomma, noi abbiamo la nostra versione. Vi consigliamo di mettere i vostri figli davanti alla radio e di fargli ascoltare la versione vera di questo cartone animato. Perché anche inclusiva, è bella. Perché i men era culatone. Diciamolo, è un culattone. Era un po' mamma, molto mamma, molto mamma. Ci colleghiamo, vai Pipuzzo, vai. Chi mamma? Chi mamma? Chi mamma? Chi mamma? Master, è il dominatore dell'universo. Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mi sento veramente stressata, ho i nervi a fior di pelle, sono tutta fuori forma. Ho l'ansia che mi sta divorando il gel alle unghie. In più oggi devo vedere mio padre che mi vuole parlare ancora. Uffa, che situazione poco poco top. Eccomi papi, volevi parlarmi? Ciao Adam. Ma ti prego evitami le tue stupidaggini omofobe e indelicate. Soprattutto le tue strampalate teorie secondo le quali l'omosessualità sia una malattia che può essere curata dall'abuso delle grandi vagine. Che poi non capisco come la dimensione di un organo genitale possa influire in qualche modo nel cambio di gusti sessuali altrui. Ma non hai capito il senso di ciò che ho detto. Io non ti ho detto di farti grandi vagine, ma di scoparti grandi fiche. Non in senso di dimensione, ma di piccioni esagerati, super sticchi. Ma che c'entrano i piccioni adesso? Ti riferisci all'aperitivo a Terrazza Duomo a Milano? Top, super cool. Ci vado spesso con le girls. Ma che c'entra l'aperitivo coi finocchi dei tuoi amici? Io non intendevo questo. I piccioni sono le fregne, Adam, figlio mio. Ma come fa a non piacerti la fica? Com'è possibile, dico io? Calda e accogliente, morbida al tatto, profumata... Ce l'ho già duro al solo pensiero. Che schifo, papi. Vuoi farmi rimettere le raclette? Ma come che schifo? Ma Cristo, Adam, l'ano è fatto per fare uscire la cacca, non per infilarci l'uccello. Lo vuoi capire? Ma come sei antico, papi. Antico? Ma Dio. Ehi, fermo, hai promesso a mami che non avresti più bestemmiato. Hai ragione. Vabbè, senti, cambiamo un attimo discorso. Ti ho convocato perché dovresti darmi una mano a risolvere un problema. Se posso, papi, volentieri. Ultimamente a palazzo abbiamo un ospite in riabilitazione. Una puttanata di iniziativa di quel demente di Man at Arms. Un cazzo di essere tutto stronzo ex tossicomane che sembra essersi ingoiato Amy Winehouse con tutto il cassetto degli psicofarmaci. Brutto come la merda, fatto di pezza. E che ha la strana propensione a cagarsi addosso. Il gabebbo. E farsi del male nelle maniere più stronze. Basta. Te la sentiresti di gestirlo per qualche giorno e tenermelo lontano da palazzo? Mentre ho in visita degli emissari di pianeti amici? Non ho voglia di fare figure di merda. Oddio, che situa toppissima, ho sempre sognato di fare l'infermierino. Ma certo, papi, così svolgio anche il mio camice bianco tipo dei hospital del mio armadio dei travestimenti. Ma certo che ti aiuto, papi. Armadio dei travestimenti? Infermierina? Mamma mia, ma quanto sei finocchio, figlio mio. Tanto, papi. Tantissimo. Ma Dio Ehi, papi, cosa ti ho detto sulle bestemmie? Fate chiamare immediatamente quella cosa infame del gabebbo. Tale. Come sono contento! Ah!
Eccomi, signor re, sono qui, che mi ci hanno detto che mi ci cercavano. Vuole che ci faccio la cacca per terra per le mosche? No, brutto stronzo di pezzi. Ti devo presentare mio figlio, il principe Adam, che da oggi si occuperà di te per qualche tempo. Ciao, piacere, curiosa creatura. Io mi chiamo Adam. Ciaone, io sono il Gabebbo. Ma chi è? Ma che bello che sei! Ci hai proprio dei bei capelli! Sei proprio un bel ragazzo, ne? Sei fidanzato? Ma io veramente... Mam, che belli i tuoi occhi! Sono così espressivi! Mi piacciono, ne? Devi essere una brava persona! Grazie. Sei proprio gentile. E anche tu sei bellissimo. Non so, ma c'è qualcosa in te che mi fa imbarazzare. Non riesco a guardarti negli occhi. Ma che cazzo stai dicendo, Adam? Ci credo che non riesci a guardarlo negli occhi. Ha due palle strabiche di merda fatte di plastica. Adam, smettila di arrossire. Che cazzo ti sta prendendo? Ma che diavolo sta succedendo? Mi sento strana, come se mi fossi... improvvisamente. No. Adam, che cazzo ti prende? La smetti di fissare il sacco di merda rosso? Il mio cuore batte fortissimo. Vieni, rosso pufolotto, vieni con me. Andiamo nella mia cabina armadio che ti faccio vedere la mia collezione di Golden Goose. Sì, sì, andiamo, mea. Ho come una tremenda sensazione. Già, sire. Oh, cazzo! Ma che spavento! Ma tu da dove cazzo spunti, deficiente? Sono sempre stato qui, sire. Solo che in audio non si vede. Ma la vogliamo finire di giocare con la quarta parete? Mi manda i pazzi, cazzo. No! No! Si apre il capito! No, ti prego, no! No! Charles Whisper. Charles Whisper. È più romantico. Ma non puoi far deflorare il Gabebbo. Ma già c'è pieno di problemi. Credo che si sia innamorato.